possibilità di poter usufruire dei contributori esomali che scade qualche anno. Bisogna individuare l'opera, e quest'opera noi l'abbiamo individuata nella parte, diciamo così, come parte del cimitero, per intendersi, in vano vecchia, abbiamo costruito il cimitero, tutta la parte centrale, ok, dove c'è il laterale, le carrozzine, diciamo per dire. Nella parte lì, se voi entrate nel cimitero, e guardate verso i cantoni interni, è frequente. C'è una rete di protezione perché non calano proprio i calci marci della popola, gente che va a dire una preghiera magari sulla zona di porticare. Ebbene, questo è un contributo che ci vede chiaramente partecipi, perché se non avessimo, se avessimo scovato come fatto, non potremmo nemmeno prendere in considerazione come tutta la zona. Per fortuna qualche soldo lo mette il comune, tanti altri li mette la regione e quindi ci ha dato la possibilità di programmare questo tipo di opera. Quindi quest'anno vorremmo mettere a posto anche, è chiamato primo stralcio perché uno studio su diversi settori del cimitero più a rischio è stato fatto anni fa e quindi abbiamo denominato primo stralcio, secondo e terzo stralcio, partendo ancora dall'origine, che qualcuno di voi ricorderà, di quell'ala che è stata messa a posto dalla giunta di Matreoli anni fa. Poi da allora non è stato fatto niente, quindi sono rimasti il primo, secondo e terzo stralcio ancora di allora. Quindi noi in questo caso dobbiamo mettere a disposizione, dobbiamo mettere a posto questo pubblico. Per quanto riguarda il discorso, poi magari conoscete se mi dimentico o salto un po', per quanto riguarda il discorso del patto, sono tanti, sono pochi 25 euro, 25 mila non lo so. Secondo me è stata fatta anche una valutazione di questo tipo. Avevamo degli sbagli cartografici, avevamo comunque un patto ancora da ridisegnare. Le cose da sistemare, avevamo la bassa ancora da fare, poi credo che appunto ci darà anche un supporto tecnico sui specifici argomenti, però abbiamo pensato che lo studio del CAE, che era poi quello che preso questo incarico, fosse più indicato non tanto perché avevamo scelto noi altri fatti, ma sapevamo nemmeno chi era, perlomeno io, ma perché comunque conoscevano la materia, avevano già lavorato sul fatto. Questo è stato l'unico discorso. Non è che non si è trattato, perché volevano molto dire con esattezza che questo fatto è costato tanto al comune o poco, secondo me è costato tanto perché i soldi sono stati fatti di partito, ma soprattutto è costato tanto anche come anni di lavoro il fatto stesso. Quindi io considero che se arriviamo alla fine del fatto con 25 mila euro, forse non sono una spesa, al di là di quello che magari non dovremmo pensare, però arrivare alla fine di spendere 25 non sono da spendere. Anche perché poi ci sono degli interventi e non è comunque finito tutto. Per quanto riguarda gli incarichi, quindi, noi andiamo a selezionare anche dei lavori che ci vedono partecipi o compartecipi con la regione o la fondazione in alcuni casi, di opere che sono state previste anni fa, che non sono state portate avanti, che sono state portate purtroppo in mente, che sono solamente per fatto di stabilità, e prendiamo un esempio anche da ristrutturazione anche di Milaregondi. Milaregondi, sapete che il contributo è stato dato al fatto della fondazione, è stato preso da una parte, è stato diciamo così rifiutato in altri casi, insomma ha avuto anni purtroppo di iter lunghissimo, adesso con una parte messa dal comune grazie ancora al nostro aumento del patto di stabilità, riusciamo a metterci la nostra parte e con il resto andremo a finire questi benedetti lavori di ristrutturazione di Milaregondi. Lo spero perché qua c'è semplicemente la parola, speriamo che, non si sa mai, purtroppo i bilanci di questi anni, come anche i bilanci familiari e tutto il resto, perché vorrei ricordare che purtroppo la situazione economica che stiamo vivendo in Italia è vissuta male sia del comune ma anche del familiare, e quindi alla fin fine non c'è una sicurezza di niente, nemmeno del lavoro che stiamo facendo e che magari ci sembra sicuro. Okay? Quindi chiudiamo, non dico la tornata, cerchiamo di programmare questo bilancio del 2012, però dimentichiamoci di come andavamo a discutere i bilanci negli scorsi anni, non è più così e probabilmente non sarà più così. Quindi, Villa Raimondi l'abbiamo appena detto, per quanto riguarda il discorso delle feste popolari, per esempio, un esempio classico, i parchi delle feste popolari l'anno scorso erano perfetti, abbiamo avuto, diciamo così, un resoconto sui parchi che erano in buono stato, quest'anno non andavano più bene, bisogna cambiare, mettere le poste, cosa
modo ha ragione di ritardare, perlomeno di tenersi ancora in considerazione per questo tipo di contributo, perché avevamo soltanto il patto, quindi non potevamo partecipare a questa aggiudicazione. In estremis, perché anche qui la storia è facile parlarne magari 10 minuti così secondario, però realmente su un edificio tante volte si lavora e si cerca di fare le cose in regola e quindi si spende tanto tempo e tante energie per delle cose che magari poi il giorno dopo non sono più quelle. Per esempio con i serramenti avevamo un'indicazione che in regione Gonzalvetti avevano confermato il finanziamento per quest'anno. Quindi abbiamo cercato di programmare i lavori per Natale, con la chiusura delle feste natalizie, no? Quindi volevo dire fare tutti i lavori che saranno in 15 giorni, ma pur in un paio di contributo ci siamo organizzati e abbiamo visto se si poteva fare. Eravamo arrivati al punto che effettivamente, chiaramente con tutti i problemi che potete immaginare, okay? Però pur di non perdere i risultati nuovi eravamo disposti anche ad accettare questa sfida e per fortuna qualche giorno dopo è arrivata la lettera regionale, la quale ci autorizzava a usare il contributo regionale anche nel corso di quest'anno. Quindi è stato un sollievo, soprattutto per il fatto che adesso possiamo iniziare i lavori, siamo così previsti per metà luglio, la ditta che si è aggiudicata la parte della ditta locale, quindi siamo completamente felici perché riusciamo a fare lavorare anche i locali, e penso che perlomeno era giusto tagliare, perché anche i serramenti da quando è nata la scuola, non so esattamente l'anno, ma non sono mai stati tagliati. Nel 1959 erano poi i serramenti di allora. Quest'anno, per fortuna, forse riusciamo a realizzare questo sogno. Sempre per quanto riguarda le scuole, è stato fatto, giustamente per l'antipresa si riferiva al discorso del terremoto, il terremoto, diciamo, nella sfortuna che ci ha creato a tutti, penso, una gran paura e un'insicurezza per i luoghi in cui viviamo, chiaramente anche le scuole e gli asili sono stati colpiti con le nostre abitazioni da questi eventi sismici. Per fortuna, ripeto, non abitando di là del Po, la nostra zona è stata un pochino salvaguardata rispetto alle zone subito dopo, parliamo da Ospiti in poi, dove ci sono stati veramente dei disastri e dove alcuni istituti sono veramente in condizioni precarie e non so se nel giro di 2 mesi riusciranno a mettere in sicurezza. Probabilmente avremo un'altra emergenza a settembre dove alcune scuole si dovranno spostare, ci saranno ancora un gioco di cambiamenti. Per Nogara siamo stati abbastanza fortunati, diciamo, perché oltre alla paura non abbiamo avuto dei problemi. Se non un piccolo arco, diciamo così, esterno all'asilo nido, che ha presentato una crepa, ma che abbiamo messo già in sicurezza, abbiamo praticamente fatto la casa attorno, quindi l'asilo nido si è ripreso comunque con l'attività, chiuderà il 4 di luglio, quindi andremo ad agire sull'asilo nido dopo questa data. Il resto degli edifici è stato controllato più di una volta, perché la prima volta, perché durante la notte è stata nella notte per sabato e domenica, e quindi abbiamo fatto il giro lunedì di controllo di tutti gli edifici. Con il secondo terremoto, martedì mattina alle 9, purtroppo i bambini erano a scuola e alla scuola, quindi abbiamo dovuto fare il giro in mezzo agli insegnanti con anche segni abbastanza allarmanti, i quali hanno deciso con il servizio didattico di far andare bene i bambini nelle scuole, e di tenere poi chiuso il giorno dopo, lo abbiamo deciso dopo la scossa che è venuta del pomeriggio. In quel frangente abbiamo ripetuto un altro giro. Abbiamo anche capito che forse non ci sono solo gli edifici pubblici a Nogara che andrebbero controllati, ma anche magari condomini dove ci sono amministratori preoccupati di come abbiamo qualche condomine che ha paura per le città, vieni te come comune. Il problema di andare fuori noi come comune, al di là che noi andiamo sui nostri edifici, cioè andando fuori il nostro ufficio tecnico, controllare gli edifici privati, può anche voler dire per il privato se ci accorgiamo che c'è una crepa, magari non è così preoccupante, però per non sapere leggere e scrivere, dice no, vabbè, lo segnaliamo ai vigili e questo è necessario. Da giorno stesso tutti i condomini dormirebbero in macchina. Quindi non mi sembra una gran soluzione da agire subito in via ufficiale questo. Quindi abbiamo fatto per gli edifici pubblici il giro più ampio. Poi abbiamo avuto, diciamo così, presso proprio questa sala l'ordine degli ingegneri di Roma, l'ordine che aggruppa tutti gli ingegneri, quindi non parliamo solo dell'edilizia ma anche della meccanica e quant'altro, e
dal Polo proprio in questa sala, dove ha una cifra cangelata, quindi programmiamo che per il comune vengano una cifra molto cangelata, spero gratuita o quasi gratuita, mentre per i cittadini e le attività produttive vorremmo fare una specie di sportello quest'estate per accogliere le varie richieste di ditte o privati che vogliono far controllare da esperti proprio di questo. Quindi gli ingegneri saranno presenti qui presso il nostro comune e andremo a soddisfare le esigenze dei privati e anche delle attività produttive. Vi porto solo un esempio per dire com'è strano anche questo mondo. Sapete che la provincia di Modena abbiamo avuto i danni più grossi e li abbiamo avuti proprio, non ci sono stati veramente morti, parecchi a mio avviso, nelle strutture della città produttiva, cioè i capannoni che sono andati su, cioè il tetto che non era stato predisposto per mettere un terremoto, ma solamente per tenere in piedi la propria struttura e al massimo la neve nel periodo invernale, ha subito delle sollecitazioni che è caduto. Ebbene, altri che avevano capannoni anche in questa zona costruiti da ditte interessate a quei problemi, hanno chiesto delle verifiche e per un paio di verifiche, senza tanti timbri, hanno chiesto anche 5-6 mila euro. Questa mi sembra una cifra veramente fuori di testa, nel senso che un ingegnere che si reca presso una struttura, strutture nuove, parliamo di capannoni anni 2006-2007. Quindi io consiglio un capannone che ha 5 anni, nuovo. Quindi per non incorrere anche a questo tipo di problema, cerchiamo con ogni ingegnere di fare un giro a una cifra molto cambiata che si dia comunque la possibilità di stare un po' più tranquilli, chiaro? Come? No, stiamo definendo, dobbiamo fare questa specie di sportello, comunque verrete chiaramente avvisati quando sarà il momento, perché il ordine degli ingegneri è comunque, come sapete, abbastanza saturo di lavoro in questo periodo, hanno avuto parecchie richieste da parte del CREA, perché più o meno tutte le chiese, dopo quello che è successo, che si è visto la televisione, che avete chiesto. No, però se casca un tetto di una chiesa, chiaramente tanto le norme, se non di certi orari, stanno così in campo normale, no? Ecco, quindi questo è un po' per dirvi che ci siamo preoccupati da subito, siamo un po' preoccupati, cerchiamo di fare comunque tutto il necessario per poter far stare tranquille le famiglie, quindi andare un po' in ordine a settembre, con la massima tranquillità, per vedere il futuro di questo chiaramente non possiamo fare. No, un attimo solo prima di dare la parola a Antonello, per quanto riguarda invece il piano comunale saranno fatti gli evacuatori, come sapete anche questa è una struttura che è stata ristrutturata tempo fa, ma necessita anche di queste attrezzature non solo per rendere la norma ma anche per strutturare futuri periodi, quindi trovate anche questo tipo di spiegazioni di 5.000 euro di euro che trovi nel programma degli incarichi ed è per questo tipo, per questo momento. Non so se ci sono dimenticato qualcosa, c'è anche tanti lavori che devono essere fatti, altri incarichi che sono stati dati. Alcuni quindi con sicurezza possiamo portarli avanti e programmarli, poi vi leggerò anche quello che è la relazione sui lavori a forza locale, quindi fanno un po' di aria quello che è la finalità dell'incarico. E basta, allora, per quanto riguarda la Gironito comunque è un discorso di piani tecnologici, perché qua è un regolamento che facciamo chiaramente dietro la possibilità di avere qualche soldo. Quindi non possiamo andare a inventarsi le cose, dove non possiamo agire proprio perché manca liquidità, non lo facciamo. Sono belle domande perché ve l'ho dimenticato prima durante l'intervento. Su i 25.000 euro del PAT, non avevo infatti detto, sono tanti, sono pochi perché non ho neanche gli elementi per poter dire cosa a questi 25.000 euro vengono il posto di lavoro. Però quello che mi sento di dire, guardando il piano delle opere triennali, il PAT viene da sempre del territorio, i 25.000 euro per il 2012, anche questi sono totalmente finanziati visto l'onere di un'opera di istruzione. Infatti, lo stesso questo, ci sono pregressi e soprattutto il discorso che si diceva che dovrebbero essere gli ultimi, il fatto che anche nel 2013-14 ritorni ancora il PAT con 10.000 euro sia per il 2013 che il 2014, e mettere le mani avanti che potrebbero non bastare. No, ma su questo
prendiamo tutti i due punti, andiamo vero, che sennò ripetiamo due volte lo stesso fatto. Sì, ma dopo le prego cambia la forma con 20 secondi rispetto alle robe l'altra volta. Allora, volevo poi spiegare brevemente il fatto perché. Quando è stato fatto il BRG
fatti dal 2003 in poi sono state raccolte in queste 120 domande. Parte di queste, chi aveva ancora pronta, diciamo, le aree confermate, oltre a queste si sono aggiunte, diciamo, le osservazioni proprio specifiche, magari per errori del BAT o per richieste appunto di nuovo specifiche dovute al fatto. E quindi anche queste, diciamo, sono una genera quantità di osservazioni. Oltre alle 120 che c'erano. Comunque, ripeto, in parte sono state riprese e riconfermate da quelle cose. Sì, direi che a Svizzera, cioè i comuni che hanno trovato su Svizzera su, sì, è comune. A parte le cose che abbiamo creato, si può dire. Ecco, sì, una precisazione, in effetti, alcune di queste osservazioni, diciamo, sono già recepite nel quadro adottato, nel senso che comunque, diciamo, sono demandate di... Quindi è meno di 120? Sono meno di 120, però bisogna esaminare tutti, cioè sono meno di 120 effettivamente, però diciamo queste 120, alcune devono essere esaminate dopo quel piano di intervento, mentre altre devono essere esaminate nello stato attuale per la funzione del fatto. Sì, quindi ecco la situazione, la necessità di aggiornare anche, cioè di aggiornare, di portare a compimento col piano di interventi questo nuovo strumento, necessita ovviamente di incarichi esterni. Quindi abbiamo previsto anche questa nuova proposta. Abbiamo fatto di per sé uno strumento, diciamo, strategico da solo degli indirizzi di massima che ha maggior carattere maggiormente ambientale. Cioè dal punto di vista dell'operatività, cioè precisazione, fino a che non verrà fatto il piano degli interventi legato al fatto, non è che noi ci portiamo con la seconda partendo sul piano degli interventi dei capire il fatto. Quindi una volta mutato il fatto per attività, dato un'ulteriore cosa, vediamo l'intervento, non è necessario che coinvolga tutto il territorio, cioè se ci fossero 10 necessità immediate, se gente qualche più immediatamente che è territorio, può essere fatto già l'intervento tutti fuori, con 10 cose, quindi con costi, io credo anche che quelli siano poi una brava di tanto. Thank you.
tutti possono accogliere. Ma